Amici ed amiche, una buona, buonissima giornata a tutti da un'idea TP. Eccoci qua ancora una volta con le nostre cassettine dell'edicola preferita, perché siamo già lasciati il Natale alle spalle, ma non possiamo non chiudere l'anno in bellezza ancora con le mitiche cassettine dell'edicola che tanto ci hanno tenuto compagnia e continuano a tenercene tantissimo questa rubrica dell'edicola. Torniamo in edicola e oggi voglio presentarvi, carissimi amici, un titolone. Voglio portare alla vostra attenzione un titolone per chi lo conosce e soprattutto anche per chi non lo conosce e magari anche per chi purtroppo lo riscopre oggi solo in emulazione, ma non gli dedica tempo e non riesce ad apprezzare il gioco, perché questo che stiamo per vedere è un titolone. È un titolone che all'epoca sembrava quasi miracoloso per tutte le sue dinamiche. Stiamo parlando del 1988 e esce questo Zamzara, si chiama, non Zanzara, Zamzara con la M, Zamzara. E ritrovato, e questo Zamzara, pensate un po', che fu fatto in edizione economica a basso budget dalla Epson, e per dirci, ma ne è scaturito un titolone che dava polvere ai blasonati. No, non c'erano le triple A, i blasonati medaglia d'oro dell'epoca, sì. Dava polvere perché questo gioco a basso budget era curato molto bene in ogni suo piccolo dettaglio, completo al 100%, graficamente molto elegante, molto bello, sprite enormi, bella la musica, bellissima l'ambientazione, bella la trama. Abbiamo tante tipologie di sparo diverse, abbiamo tanta azione, un finale, ma è un gioco pazzesco. Zamzara è un gioco pazzesco e vi invito a riscoprirlo, anzi vi invito a scoprirlo, a riscoprirlo insieme a me. Io Zamzara lo conosco abbastanza bene perché non sono mai riuscito a finirlo, ma andavo avanti parecchissimo, secondo me non mi mancava neanche tanto nel finirlo, perché sembra un gioco appunto giocato in emulazione oggi per 2 secondi, impossibile, difficilissimo. Il gioco è difficile, ma il gioco offre i mezzi per affrontarlo nella maniera corretta, solo però se gli si dedica il tempo. E noi che l'abbiamo vissuta da edicola, penso che chi ha avuto la cassettina edicola, io ho tirato fuori una Hit Parade, è la numero 46, il tempo gliel'ha dedicato perché non aveva, avevamo altro che il tempo di dedicargli al gioco e di scoprire tutte le sue dinamiche e tutte le sue meccaniche, per quello che secondo me ottima, ottima l'emulazione, ma purtroppo oggi che abbiamo disponibile tutto e subito, per me certi giochi li riscopriamo, ma al tempo stesso non li riscopriamo perché noi si dedica il tempo giusto per scoprirli. Ma purtroppo anche quelli che non conosco, tante volte faccio così anch'io, ma bisognerebbe avere l'abitudine di concentrarsi e dedicargli perlomeno una mezz'oretta e si scoprirebbero tante cose in più. Rivaluterebbe molto un gioco che apparentemente sembra magari impossibile, sembra è così che va la vita. E andiamo a vedere in questa versione da edicola Hit Parade, passiamo un attimo la cam, come si chiamava e cosa offrì. Oh, Turbo Outrun, oh mio, Ghostbuster 2. Queste qua magari quando porterò il gioco in dettaglio lo vedremo, eh. O Ghosts and Ghosts, guardate la nostra Hit Parade che ci parlava di Ghosts and Ghosts. Anche questo devo ancora portarlo, che ce l'ho originale. E tenetemi a mente che andremo a leggere cosa diceva la Hit Parade di Ghosts and Ghosts. Anche qua una conversione che non ha messo d'accordo tutti. Ghosts and Ghosts, dico subito che secondo me parte col piede, parte apparentemente sembra un po' così molto scarno, ma giocandolo, sempre se si riesce ad andare avanti, migliora tantissimo il gioco. Musica di Tim Follin, superiore all'arcade, l'ho detto tutto, quindi secondo me è un'ottima conversione questa, e la vedremo. Ma a noi oggi ci interessa, oh, eccolo qua, ci interessa di vedere Zamzara, Zamzara, Zamzara è fastidioso, no? Zamzara, che da edicola si chiama Punish. Eccolo qua, mentre la schermata si chiama Punish. E questo è un gioco, ma questo lo ripeto,
Ragazzi, dedicatevi tempo, giocateci immediatamente dopo che avete finito di vedere il video, perché lo merita e vi divertirete tantissimo, soprattutto quando avremo imparato le meccaniche. L'alba di Mordor era molto triste per Sam, unico casuale superstite della razza imprigionata nel nucleo del tempio, labirinto di Zergos, deciso a tentare un'impresa impossibile, si è armato di un potente laser Voltron ad altissima velocità di sparo, capace di generare ben quattro micidiali diversi campi energetici, ma oltre che la sua potente arma, egli dovrà fare affidamento sul proprio coraggio, perché solo così potrà superare i numerosi livelli del tempio sorvegliato da miriadi di mostri assassini in grado di generare sfere di fuoco o assorbire l'energia vitale di Sam in un solo istante. Prima di avventurarsi nel tempio, il nostro eroe dovrà preoccuparsi di saggiare le capacità della sua arma per saper scegliere in una situazione il miglior tipo di attacco. Esattamente, già la descrizione di Dicro ci preparava quello che sarebbe poi stato il gioco. La descrizione di Dicro ti dice: cazzo, ragazzo mio, fermati un attimo, guarda cosa fanno i pulsanti e impara il gioco, perché è un gioco anche che richiede molta tattica in base appunto alle diverse tipologie di armi che abbiamo. Un gioco studiato, ripeto, incantevole, bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Quindi Zamzara, adesso andiamo a vederlo in game tra un secondo. Eccolo qua il grande Zamzara. Allora, scusate, ma ho preso la versione della Super Game 2000 nuova serie perché al momento ho problemi a fare funzionare bene quella la Hyper 8 e non ho attaccato il Commodore con il dataset virtuale, quindi. Ma è lo stesso. Qua si chiamava Banzi. Qua si chiamava Banzi, ma il punto non è quello. Poi oltretutto l'ho creato anche io ancora anche questo. Questo è un titolone, adesso andiamo a vedere come funziona. Allora, se noi lo giochiamo, io faccio uno che non ho mai giocato, lo gioco 2 secondi in emulazione, così. E succede questo in Zanzara succede questo se non sei capace di giocarlo, succede che muore. Succede che muore e dici, cavolo, guarda che bello, guarda che belli, guardate, sono un alienone, guardate quanto è bello. Quindi facciamo una partita di merda. E poi facciamo una partita invece se, come diceva le descrizioni dell'edicola, si scoprono, già così è una buona tattica, si scoprono cose. Tu muori, bisogna sparare molto velocemente, e bisogna sparare molto velocemente. Io adesso muoio e vi faccio vedere tante chicche di questo capolavoro assoluto che è Zamzara. Guardate quanto è bello. Gioco a basso budget. E se ne esce un capolavoro d'eleganza, un bellissimo, veramente, è veramente un super capolavoro. Ricorda Turrican, anche se questo è molto lineare, molto super lineare, ma è di un'eleganza, di una bellezza quel gioco qua, che ragazzi, adesso muoio e ripartiamo e rivediamo le caratteristiche di tutto. Poi abbiamo 3 vite, rincoro vite molto raramente, anche i power up sono molto rari. Abbiamo 15 minuti di tempo per completare il gioco, perché in pratica noi siamo questo essere alieno che si è schiantato su questo pianeta, deve andare a recuperare dei pezzi per riparare la sua astronave per poi cercare di fuggire. Ok? Quindi io esco. Allora, ci sono tante cose interessanti. Allora, tasti funzione. No, no, non mostrare la creatura. Tasti funzione F1, F3, F5 e F7. Io sparando, sparo colpi infiniti col mio lazzo laser. Ok. F1, cambio arma. 75 colpi. Con i tasti funzione accedo a armi supplementari. Questo praticamente è il raggio laser, ma molto più veloce. F3,
altro tipo di arma, un attacco speciale del fulmine. Vedete che ne ho 25, sto parlando, guardate l'angolino dove c'è scritto MEN 3, l'angolino in basso a sinistra, dove lampeggia il fulmine. Come si fa a attivarlo? Tengo schiacciato il tasto, vedete che si è caricata quella barra di energia, mollo il tasto e fa questo sparo supplementare aggiuntivo speciale contato F3. Abbiamo già tutto subito dall'inizio, F5, altro tipologia di arma che fa altre cose, e quindi dobbiamo studiare un attimo il design dei livelli, la posizione dei nemici, per sapere sfruttare bene e quando il sparo giusto. E come ultima chicca, questo che è una sorta di cosa protettiva che però fa danno anche ai nemici. Ok, quindi io adesso vedete che ho già distrutto la creatura qui. E altra caratteristica molto importante: se io salto e continuo a muovere la leva del joystick in alto, io volteggio in aria. Guardate che bella che è la creatura, volteggio sempre in aria, da sapere sfruttare. Guardate, sapere sfruttare quella cosa qua diventa molto importante. Ma non è finita qui, tasto spazio mi accede a un'altra arma supplementare, che questa volta sono i missili. Ne ho tre, lo vedete lì in basso a destra, dove è sotto il timer del tempo che scorre. Se io schiaccio il pulsante, adesso mi spara un missile. Ok, quindi abbiamo visto tutte le caratteristiche, ho sputtanato fuori un sacco di arma e adesso rifacciamo una partita conoscendo le caratteristiche del gioco, e vedrete che il gioco rimane sempre comunque molto difficile, però così, sapendo tutte quelle cose qui, è molto più fattibile. Io adesso muoio, perdo tutte le vite e proviamo a fare una partita seria. La cosa bellissima che adoro di questo gioco qua, quanto è stato studiato bene, che quando io uccido i nemici che muoio, riparto dall'inizio del livello, ma i nemici che ho ucciso, quelli principali, non ricompaiono più, e tutto ciò è bellissimo. Dai, uccidimi. La vita si perde in un batter d'occhio. C'è la mia barra d'energia, una è la barra d'energia e una è la barra degli scudi che un po' ti proteggono. I bonus sono molto avari in questo gioco, ci saranno soprattutto i bonus per ricaricare le armi secondarie, ma di bonus vita e quelle robe lì ce ne saranno veramente, veramente molto poche. Riproviamoci. Ok, ripartiamo e selezioniamo l'arma secondaria, carichiamo l'arma secondaria e ci sbarazziamo del primo nemico. Si potrebbe anche saltare via da di là come ho fatto all'inizio la prima volta, però così è più semplice. Ci sbarazziamo del secondo nemico e proseguiamo molto lentamente, perché guardate come ti colpiscono le creature e ti tolgono un sacco di energia. Vedete, mi ha già colpito quasi tutta l'energia e anche quasi tutti gli scudi, perché è così, questo è un gioco molto difficile. Infatti sono morto, non voglio morire al primo livello, quindi lo rifaccio, perché insomma io ci ho giocato tanto, ma non è una scienza perfetta. Anzi, finiamo questa partita ormai. Guardate qua, bisogna cominciare a sfruttare le caratteristiche del nostro personaggio e volteggiare per uccidere quelle maschere, molto vario nella presenza dei nemici, molto vario. Purtroppo non c'è la musica in game, ma gli effetti sono fatti benissimo. Maledetti. Bisogna ricordarsi bene tutto e cosa c'è. Muori, maledetto. Brutta partita, Comunque tanto per, dopo la rifacciamo. Ecco, anche qui, se noi sfruttiamo la nostra arma secondaria, sezioni di livello apparentemente impossibili non lo sono. Questa qui non è una barriera che non posso entrare, io posso entrare ma i nemici no, quindi mi fa da barriera protettiva per i nemici. Utile questo, mi ricarica cose che non mi ricordo più cosa, e proseguiamo e facciamo vedere un'altra arma, che anche qui adesso ricordo bene o male la posizione dei nemici. Sparo questo, uccido quello sopra e mi toglie parecchi grattacapi. Vedete la barriera che mi protegge, quindi ma quanto ho studiato bene quel gioco qui,
è qualcosa di straordinario. E quindi prosegue. I livelli sono brevi, sono molto brevi tutti i livelli, ma molto intensi e da studiarsi bene ogni singola posizione del nemico e sul metodo migliore per affrontarlo. Ecco, tipo di qua, io adesso so che di là c'è un nemico che è molto ostico e seleziono i razzi. Seleziono i razzi, avanzo piano, sparo un razzo e distruggo il nemico. Che mi arreca il minor danno possibile. Qua sotto c'è un altro nemico che spara molto velocemente. E quindi seleziono F1 che questa è praticamente il mio raggio laser, ma con questo raggio laser sparo velocissimo. Questi sono colpi contati, quindi cambiamo subito arma e teniamo questa. Per attivare queste, ricordo che bisogna tenere premuto il tasto Fire fino a che la barra bianca raggiunge la fine dello schermo. E quindi proseguiamo e bisogna saper affrontare. È un gioco dall'altissima rigiocabilità e lo rigiocheremo spesso per riuscire ad andare avanti quel tantino in più, sempre quel tantino in più. Perché il gioco. Oh, qua è difficile. Ah, altra caratteristica importante che adesso non so bene il perché. Io posso completamente tornare indietro sui livelli, sempre fin dal primo livello. Questa, secondo me, è una caratteristica che potrà, penso che potrebbe, sono morto da coglione, ma diventare utile verso la fine se bisogna tornare indietro per recuperare qualche power up. Penso, non so bene il significato di questa cosa, ma in queste sezioni di livello invece mi è molto utile, perché il tipo qua che è difficile, io sparo due colpi e torno indietro, sparo due colpi e torno indietro e sfrutto il level design in questa maniera per cercare di subire il minor danno possibile. Oh, qui devo caricare l'altra arma perché sopra c'è un nemico molto ostico. Questi colpi ne ho 9 perché sono quelli più o meno più potenti. Carichiamo l'arma e distruggiamo questo che era molto ostico. Varietà di nemici impressionante, ci costringe sempre il gioco a elaborare una tattica giusta e usare l'arma migliore per ogni situazione. Questo veramente, ragazzi, se non l'avete mai giocato o se appunto lo avete solo provicchiato così, solo in emulazione, 2 secondi e via, e purtroppo non siete riusciti ad andare avanti perché non ne avete dato il tempo di conoscere le caratteristiche del gioco. Rivalutatelo e rigiocateci perché questo è un giocone. Nel frattempo, i livelli sono abbastanza tanti, eh? Sono abbastanza tanti e so che io arrivavo molto molto distante. Qua è difficile, qua è molto molto difficile. Qua comincia già a incazzarsi tantissimo e oggi, come oggi, con la mia preparazione, non arriverò tanto più avanti. Qua sfruttiamo le barriere e cerchiamo di distruggere le cose lì perché sennò si massacrano. Ok, due le ho distrutte, ma ce ne sono ancora tantissime. Questo è difficile davvero, di pezzo. Andiamo a vedere se via 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 ce n'è ancora uno, eh. Sì, no, sto morendo, ho finito tutta l'energia. Se ce n'è ancora uno di quei cosi lì. Qua sono obbligato a sfruttare le armi secondarie, cavolo, non ne ho più di quella lì. Fastidiosissimi, così qui. Ok, l'ho distrutto, ce l'ho fatta. Oh, guarda dove mi ha messo un nemico. Ma guarda dove mi ha messo un nemico. Quindi Zamzar è tutto un mondo da scoprire. Vedete che io posso tornare indietro? Perché torno indietro? No, che si sono comparsi i lumaconi lì. I vermoni, insetti, alieni mi hanno ucciso. Andavo molto più avanti una volta. Devo rifarci un attimo la mano, però. Però, guardate, badate che
nonostante tutto non è un gioco semplice, lo usiamo a metà del tempo, non è lunghissimissimissimo, solo che poi si incazza tantissimo alla fine, è molto lineare, è un gioco da giocare, è un gioco da giocare, ma noi facciamo l'ultima partita, guardiamo se riesco a questo giro a non perdere vite al primo livello, che no, l'ho canata, ecco, se la cani bisogna fare così, ok, bisogna sfruttare la storia dell'exit e bisogna sparare velocissimi. Io adesso questo giro vi faccio vedere quest'arma qua che non l'ho ancora utilizzata, che fa male e oltretutto mi crea una barriera protettiva a me, tutti quei puntini qui creano una barriera protettiva momentanea che si distrugge man mano che i nemici la colpiscono, ed è tutto giusto, quindi un gioco da fare molta attenzione, andare avanti cautamente ma anche non troppo, perché appunto e muori, il tempo ci sia nemico. Dai, ho perso poca energia al primo livello, i livelli sono brevi, intensi, brevi ma molto intensi, e il gioco è straordinario, il gioco è straordinario, ragazzi, quindi giocatelo, ricordatevi i tasti funzione, ricordatevi il tasto spazio, perché è un gioco che offre molte opportunità, è un gioco che ancora questo mi cura, che ti dà ti fornisce adeguatamente fin dall'inizio, guarda lì, per riuscire ad affrontarlo, poi sta a noi sfruttare le cose in maniera corretta, tipo qui senza lo sparo speciale sarebbe stato molto complicato andare avanti. Questa è Zanzara, guardate che eleganza, anche quanto è d'atmosfera, anche graficamente quanto è fatto bene, come si muove bene, come si comanda bene. Guardate che titolo a basso budget, ma imparate, dovevano imparare da questi titoli a basso budget. Titoli a basso budget, capolavori ce ne sono, ce ne sono parecchi, titoli poco blasonati, poco, ma che meritano assolutamente rispetto, ce ne sono parecchi. Sto giocando meglio, sto facendo una partita un po' più decente, anche se non arriverò molto più distanti di dove sono arrivato prima, perché è un gioco che necessita della sua pratica. Qua ricordiamoci il missile, perché quello stronzo che c'è di là è molto pericoloso. Ok, abbiamo tre missili, poi si recupera qualcosa durante avanzando nel livello, ma sono molto vari quei bonus. No, questo mi spara già, ho sbagliato, non ho selezionato l'arma e questo mi uccide. Porco il tre diavolo, quanta energia mi ha tolto, non ho selezionato l'arma che spara più velocemente e lui mi ha punito, però non sono ancora morto. Attento, perché c'è quella torretta su lì, la vedete quella torretta su lì, quella blu che si confonde, oltretutto quella mi spara e cerca di uccidermi a fine del livello, ma non ce l'ha fatta. Proseguiamo e qua sfruttiamo quel trucchettino qui nel tornare indietro, facciamo quattro colpi, torniamo indietro nel livello, no, questo ci massacra, e invece così lo uccidiamo noi, perché la figata è che appunto i nemici uccisi, però c'è su anche l'altro, non compaiono più, quindi arma, carichiamo l'arma, andiamo su. No, maledetto, ho canato, carichiamo l'arma e andiamo su. È riuscito a beccarmi ancora, ho quasi perso una vita, ma ragazzi miei, titolo complicato Zanzara, però usiamo questo qua che c'è là, guardate come sparo velocissimamente, ripristiniamo l'arma e tenti a non farci uscire qui che sono alla fine del livello, ok, e devo ancora perdere una vita, ottimo, sì, l'ho perso ormai, però vedete che devo ancora recuperare assolutamente energia. Guardate che belli i nemici qui, sono i vermoni qui, ecco qua sono alla fase bastarda, questa è la fase bastarda dove spreco tutti quei colpi qui, via, qua morirò, però prima di morire volevo riuscire a distruggere uno di quei cosi lì, sarebbe tanta roba. Ok, ne ho distrutti più di uno, ok,
Quindi carichiamo l'arma. No, sprecata completamente. Ancora due colpi. Proviamo a sfruttare questa. E poi questa. Poi ce ne sono anche altre di... Questa mi fa, mi fornisce protezione e mi consente di uccidere quantomeno il più agevolmente possibile quella cosa lì. Fa anche danno, eh. Perché adesso qua non vedo bene con quell'arma qui. E morite, maledetti. Cosa mi rimane? Non ne ho più dell'altra. No, l'ho sprecata, cazzo. Aspetta, perché mi sta distruggendo. Ok, sono alla fine, sono alla fine del livello. C'è solo quello stronzo qui. E questo è complicato. Questo è complicato, devo fare in fretta a entrare. Sì, ho capito, ma a entrare. Ah, nelle buche qui, anche se volo giù non muoio, quindi non si può morire volando giù nelle buche o quant'altro. No, che ce l'avevo fatta. Però adesso ho tutta l'energia. Vabbè, questi ormoni qua ricompaiono. I nemici, diciamo così, secondari, stupidini, ricompaiono. Ma gli altri no. E questo è tutto giusto. Quindi facciamo presto, prima che questo si svegli. Guarda che mi tolga. Guarda quanta energia che mi ha tolto. Lì l'ha messo in un punto bastardo. Comunque, attenzione, cosa c'è di là? No. Stare in volo a mezz'aria qui e uccidere quella cosa che c'è di là. È un uccello infame. Non sono messo bene. Muori. Sono troppo distante. Guardate che essere curioso. Il gioco è pieno di quelle chicche qua, pieno di zeppo. Ancora! No, mi uccide qua sotto. Allora, facciamo le cose fatte bene, carichiamoci un attimo un po' di protezione. Sì, vai in culo però. Maledetto. Ancora è vivo sto schifo di un uccellaccio, ok. Quindi poi man mano si va ancora, ce ne sono maledetti. Ancora ce ne sono. Poi man mano che si va avanti, ovviamente abbiamo una sorta di protezione. Qui qua sono due addirittura. Poi uccideranno. No, l'ho ucciso io, ma questo non lo becco. Non lo becco qua. Devo cambiare arma. Che palle quei cosi che tornano. Così devo caricare il colpo. Olè, l'ho ucciso. Complicato, ma siamo quasi alla fine. Ancora ci sono quei uccellacci maledetti. Non so se riesco a ucciderti da qua. Di là c'è qualcosa che mi serve, però da qua non riesco a prenderli. Riesco a uccidere almeno qualcuno. Ok, devo stare molto attento, non far cazzate. Prendo questa, ma c'è ancora qualcosa di là, Ok. Ho sprecato. Non ho più colpi di niente. Ho solo uno, 35 di questi. Ok. Ecco, questa è un oggetto importante ai fini di finire il gioco. E proseguiamo. Oh! No, questo è difficile. Questa sarà la mia morte. Ci sono le piante carnivore qui. Ci sono giù le piante carnivore e non ho più colpi. E questa mi incula, di sicuro. Proviamo a fare... E non ho più neanche i cosi della protezione, non ho più colpi, ho sprecati troppi, Ne ho 33 di questi e 99 di questi veloci, ma
pianta carnivora mi fotte, purtroppo. Ciao, mi ha fottuto la grande. Game over, gioco pazzesco, gioco straordinario. Sono andato avanti bene, secondo me ero più o meno a metà gioco. Adesso che sappiamo tutte le funzioni, del gioco possiamo. Potete farlo anche voi. È stato un piacere. Alla prossima. Ciao.